Ciao a tutti e benvenuti ancora nel nostro canale Saper Fare. Continueremo ancora a parlare di Artcam in questo video e faremo vedere adesso una cosa, diciamo, abbastanza graziosa, una cosa bella da fare, secondo me, nei prossimi lavori. Allora, vi ricordo sempre di iscrivervi ovviamente nel nostro canale YouTube Saper Fare, il canale dove ovviamente proponiamo diverse tematiche, dall'elettronica alla programmazione a tutto quanto. Fate clic ovviamente anche sulla campanellina per essere sempre aggiornati. Apriamo Artcam e andiamo su File, Nuovo. Anziché andare su Modello, stavolta andiamo su Da File Immagine. Scegliamo un'immagine che ci interessa, in questo caso sceglierò l'immagine della sposa. Una volta che si caricherà l'immagine, dirò di lavorazione verrà fatta dal centro della tavola. Ecco che si è caricata l'immagine diciamo, che interessa a noi effettuare. Cosa faremo su questa immagine? Faremo un effetto rilievo di tutta l'immagine. Quindi, come si fa l'effetto rilievo di tutta l'immagine? Si va su Percorso utensile, Nuovo percorso utensile 3D, lavorazione rilievo e faremo un leggero rilievo su tutta l'immagine senza andare a modificare, a fare dei lavori prettamente molto più difficili da realizzare. Andiamo su opzione finitura, selezioniamo la punta che a noi interessa. In questo caso io consiglierei sempre una punta di piccolo diametro, ad esempio 1,5 mm. Ovviamente decideremo appunto poi l'affondo di quanto deve scendere, 1,5 mm per ogni lavorazione, per ogni giro. E a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a selezionare il materiale, diciamo che la tavola dove andremo a fare questo rilievo sarà di 8 mm. Gli daremo un nome, gli daremo il nome della sposa e adesso facciamo calcola ora. Vedete che sta facendo il calcolo? Benissimo, sta per caricare tutto quanto. Dopodiché vedremo l'effetto in 3D di come verrà il risultato. Attendiamo qualche minuto. Benissimo, una volta che ha fatto questa funzione, andiamo su Vista 3D, guardate che bella. E vedremo adesso praticamente se andiamo a zoomare nel dettaglio, vedete? Un'immagine spettacolare, guardate. Un piccolo rilievo fatto sul legno dell'immagine della sposa. Ovviamente per lavorare questo tipo di fotografia ci impiegherete sicuramente parecchio tempo, però ne vale la pena, guardate che bello. Se andiamo su percorso utensile e poi andiamo su simulazione, simula tutti i percorsi, simula percorso, ecco il risultato della lavorazione appena finita. Quindi con questo tutorial abbiamo visto come effettuare un rilievo di un'immagine, di un viso o di qualsiasi tipo di immagine attraverso questo tipo di funzione. Ecco il risultato, guardate. Vedete? Questo sarà il risultato che poi avremo sulla tavola. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube Saper Fare. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.